Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Massi606 e oggi siamo tornati qua, dopo ieri, su PES 2020. Oggi per fare la sfida di Serie A, il derby italiano, il derby di capitale tra Roma e Lazio. Io ovviamente terrò la Roma, soprattutto saluto il mio grande amico Mario, perché lui è di Roma, tipo Roma, e facciamo andremo ad usare la Roma. Se guardi questo video lascia un bel mi piace, quella squadra di morti di Zaniolo la deve sì, ciao, di Immobile, volevo dire, quella squadra di morti della Lazio deve, non deve vincere. Andiamo a mettere la nostra formazione, andiamo a mettere Zaniolo di qua, Pellegrini, Veretout, Smalling, Mancini, sì, giusto. Vazio al posto di Mancini, mettiamo Smalling. E dire ragazzi che può bastare così. Incominciamo questa partita tra Roma e Lazio. Prendo i fazzoletti perché ho un raffreddore porco. E si comincia, l'attesa è finita. L'attesa è finita, si comincia, eccezionale. Per ogni volta che scelgo una squadra diversa dovrei mettere tipo lo stadio di casa in cui gioca, perché Allianz Stadium è un po' una dittatura merda. Dzeko, Veretout, Zaniolo, ovviamente contro la Lazio medio. Smalling, Zaniolo, Diego Perotti, Dzeko, attenzione, non riesce a passarla per Cengizu Defal, la Lazio, non so perché. Lucas Leiva, espulso, quindi non giocherà, è stato espulso in Coppa Italia. Vabbè, che se ne frega. Infatti la Lazio è uscita dalla Coppa Italia. Zaniolo, Lazzari, Veretout, piede di Veretout, attenzione, Veretout prende il palo esterno della porta, il palo che sostiene la rete. Stracoscia, passaggio corto verso Luis Felipe, la Lazio è passata all'attacca rossa, quindi attacca. Kolarov, Perotti, prego Perotti, Dzeko, grazie a stagione di Perotti nell'anno 2015-2016. Lorenzo, Pellegrini, Zaniolo, Lulic, Lazzari, palla non esce, Kolarov, la Kolarov la toglie, sembra che Kolarov si regge, è un carro armato lui, non ha paura di niente Zaniolo. Quando abbiamo fatto la Champions League con la Roma era un mostro Zaniolo, ve lo ricordate. Radu, Luis Felipe, Milinkovic Savic, Lulic, Pellegrini, Lulic, sì. Luis Alberto, Pellegrini, signore. Pellegrini c'è, Under, Pellegrini, c'è. Dzeko, vacca, vacca, non riesce a infilare la palla per Zaniolo, ce la cerchi. Veretout, Sena, Lulic, Immobile, attenzione, Lazzari, e siamo giunti qui
alla fine del primo tempo. 0-0 tra Roma e Lazio allo Stadium. La faccia di Caicedo dice tutto. Perotti, cosa vuoi? Nessuna occasione, un solo tiro per la Roma, in porta a zero, che l'aveva preso dallo specchio. E anche la Lazio ha fatto zero tiri, quindi... Acerbi. Luis Felipe. Lulic. Florenzi su Lulic. Zaniolo! È stato infortunato, Dzeko, Under, Cengi, Zunder, e l'autogol! Incredibile l'autogol della Lazio, di Acerbi, se fa una cosa del genere al derby, fa, cioè, tutti i tifosi della Lazio a bestemmiare, mio amico Mario a esultare e a prenderlo per il culo. Ha fatto una cazzata in difesa, l'ha toccata al 3, l'ha toccata a un, poi l'ha toccata a Stracoscia, poi l'ha toccata a Acerbi, gol. Autogol 1-0 della Roma. E si sente il coro che dice Roma! Kolarov, ma c'è fallo? No. Lazzari, cioè, ciao, il fallo commesso è stato su Lazzari, marcatura vista in Bustiano. Paolo Lopez ha provato direttamente in porta. Lazzari, Under va verso il pallone, attenzione, la toglie, la tolta, Under, stracoscia. Attenzione, stracoscia, la manda fuori. Sarà calcio d'angolo a favore della Roma. Batte Kolarov. Zaniolo. Attenzione, Florenzi. Della rovesciata. Stracoscia la para sicuro. Parata salda. Lulic. Florenzi. Su Senad Lulic. Pellegrini. Ha visto Under sulla fascia. Under. La chiama Zaniolo. Under. Non l'avrebbe dovuto passare a Zaniolo. Io. Zaniolo, attenzione, Parolo, buona parola per parlare. Dzeko, Under, attenzione, non riesce a fermare, non riesce ad andare avanti. Zaniolo, il tiro di Zaniolo, stracoscia, la para, Fazio, niente, non la riesce a fare. Smalling, Pellegrini, Fazio, Under, 2 minuti di recupero, attenzione, ora finita, Pellegrini, Under, ma finisce qui la partita, attenzione, stracoscia, Under a pressare, ma finisce 1-0 ragazzi, finirà 1-0 con l'autogol di Acerbi, così si spera, speriamo finisca così, speriamo non l'autogol almeno, poi con il gol di Under, sempre si gioca. Io spero che il video vi sia piaciuto, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo gameplay che farò di Napoli Juve. Noi ci vediamo al prossimo video, ma da Massa 706 è tutto, bye ragazzi.